un incontro. Lei non mi deve urlare in faccia. Il titolo me lo metto così. E lei tenga giù, sindaco, deve stare molto attento. È abituata male. Allora, abbia rispetto istituzionale. Allora, lei mi ha chiesto un incontro privato, io l'ascolto con molto piacere. Mauro. No, io sono qui e lei si deve calmare. Ma io sono calmissimo, guardi. Allora, guardi, io sono qui perché ho visto lo scempio che avete fatto con il fantoccio di mio nonno Benito Mussolini a testa in giù, davanti ai bambini che lo prendevano a bastonate. Lei deve chiedere scusa alla città di Macerata, alla famiglia Mussolini, perché è un atto osceno. Città di Macerata che ha vissuto dei fatti gravissimi. Io non ho voluto fare un gesto dimostrativo in onore di Pamela. Lei cosa ha da dire su questo? Vuole ritirare le deleghe all'assessore che ha fatto anche dei post a favore, mi dica. Lei si deve vergognare di quello che ha detto, le spiego per quale ragione. A posto. Se ne va, come i fascisti che non ascoltavano. Venga ad ascoltare quello che io l'ho ascoltata. Venga ad ascoltare quello che io ho da dirle. Venga ad ascoltare quello che io ho da dirle. Che lei si deve vergognare di quello che ha fatto. Perché io ho condannato esplicito. Ascolti, non prevarichi, ascolti come io ho fatto pazientemente con lei. Riprendete? Sì, riprendete. Riprendete. Ascolti come io ho fatto pazientemente con lei. Io ho fatto una condanna esplicita di quello. Basta che lei legga, lei, ho visto che lei non legge. Pubblicamente, pubblicamente. Mi faccia parlare. Io ho un tono alto. Lei metta giù il dito e ascolti come io ho ascoltato lei. Questo dito lei non lo sopporta, io posso sopportare il fantoccio e lei non sopporta il dito. Guardi, non mi tocchi perché. Ma io non lo so. Ma scusi, mi dica una cosa, vuole chiedere scusa alla città di io Macerata ho già detto, per questo? No, lo deve fare in faccia a me. Ma chi? Io ho già detto che ho condannato, condannato quell'ignobile gesto. Ho condannato quell'ignobile gesto e l'ho reso e l'ho dichiarato indegno. Ha capito? Lei chieda scusa all'amministrazione perché ha dichiarato e ha insultato un'amministrazione che non ha... Lei ha insultato, l'ho ascoltata stamattina, io ho dichiarato, ho affermato chiaramente, quel gesto è indegno e incredibile, è indegno e ignobile, ha capito? Scusa alla famiglia Mussolini. Lei non sente, mi chieda scusa in faccia a me, così. No, io glielo dico, io ho già dichiarato... nessuno. Io ho già dichiarato Forza Italia che non ha fatto entrare. No, Forza Italia. No, lei non mi deve urlare. Lei mi ha chieda scusa alla famiglia Mussolini. Si sta irritando. Lei ha chiesto un incontro privato. Lascialo stare. Andiamo, lei non ha chiesto scusa, tanto non importa. Adesso andrete al governo, fate quello che Ci andrete voi, ci andrà lei.